Buonasera, siamo col presidente del Proloco di Rock Arena, Felice Romano. Com'è nata questa innovativa manifestazione? In realtà è nata per accogliere un nostro amato paesano, compaesano, che è andato via da Roccarainola da molti anni. Noi l'abbiamo scoperto in occasione di una mostra che ha fatto a Napoli, e lì praticamente è nato l'idea di organizzare una serata, quindi un rientro in patria. Abbiamo organizzato tutto nel museo, nel neomuseo del comune di Roccarainola, che tra altre cose sta ancora in fase di allestimento di perfezionamento dei lavori, e quindi praticamente abbiamo accolto il nostro concittadino con questa performance di nome Nato. Questa è anche, come possiamo vedere, è anche la giornata dell'Irish. Sì. Ci può dire qualcosa in più? Sì, abbiamo pensato di adottare di accettare l'iniziativa dell'Irish, dove praticamente stiamo facendo la raccolta dei cioccolatini per la ricerca contro il cancro, e la Proloco si è fatta promotrice di questa iniziativa. La ringraziamo, presidente, speriamo alla prossima. Grazie. Ecco che buonasera, siamo qui insieme al presidente del museo Carmine Centrella. Buonasera. E da poco è stato inaugurato il museo. In realtà il museo è stato inaugurato nel 2009, invece per quanto concerne l'attuale direzione del museo, noi siamo stati eletti come consiglio di amministrazione alla fine di luglio di quest'anno, quindi siamo in carica da qualche mese. Per voi riavere anche Vincenzo De Simone, un vostro concittadino, è un onore? Avere Vincenzo De Simone qui è difficile da spiegare, perché per noi è un onore, una grande emozione, ha un grande valore anche dal punto di vista artistico, quindi è un concentrato di sensazioni. La principale è sicuramente il piacere di riabbracciare il figlio di questa terra. Quali sono i prossimi eventi in questo museo civico? Allora, il prossimo evento che abbiamo in programma è previsto per il periodo di Natale. Avremo una mostra salotto, ci piace chiamarla così, dedicata ad artisti locali, quindi solo artisti di Roccarainola e dei paesi limitrofi. Allora non mancate a questi eventi, la ringraziamo e buona serata. Grazie a voi per essere stati qui con noi. Buonasera. Grazie. Siamo col sindaco di Roccarainola, buonasera. Buonasera. Roccarainola ha un grandissimo museo civico, una grande risorsa per il vostro paese. Sì, certamente in questi anni, poi grazie anche ai giovani delle associazioni, veramente stanno, voglio dire, facendo qualcosa di importante per Roccarainola, e stasera è stato particolarmente emozionante da parte mia rivedere il maestro Vincenzo De Simone, ritornare qui a Rocca e donare soprattutto al nostro comune due sue opere. E il maestro però ci ha chiesto l'impegno che queste opere rimangano esposte nel nostro museo e nella nostra sala consiliare. Io mi sono obbligato come legale rappresentante dell'ente a che queste opere rimangano appunto a Rocca e che anche le generazioni future possano vederle. Quindi il bene è valorizzare i cittadini anche fuori da Rocca? Certamente, il maestro manca da Rocca da parecchi anni, e quando il presidente del nostro museo, Carmine Centrella, mi ha notiziato del fatto che il maestro aveva la voglia di ritornare a Rocca e fare una sua mostra, io sono stato veramente, mi si lasci passare il termine, emozionato, perché col maestro io ho fatto la scuola con il figlio, quindi sono stato praticamente in casa sua per decenni, sia le scuole medie che il liceo, e rivederlo qui a Rocca è stata un'emozione particolare, grazie a lui. Ma la nostra terra ha avuto anche altri grandi maestri, come il maestro Camillo Capolongo, con tante sue opere che sono esposte nella nostra sala consiliare e nella nostra piazza di Roccarainola. Oggi abbiamo anche le opere del maestro Vincenzo De Simone. Ringraziamo e buon proseguimento di serata. Grazie mille, grazie a voi e un saluto ai vostri telespettatori.
Buonasera, siamo con l'artista Vincenzo De Simone. Abbiamo visto le sue opere molto innovative e molto diverse dal solito. Da cosa è nata la sua arte? Ma innanzitutto per me è un processo evolutivo, perché non è... Difatti io ho sempre lavorato per cicli e per ogni ciclo mi sono inventato una tecnica e non solamente per la fattura del quadro, ma anche per la presentazione del quadro, perché per me è importante che l'opera sia in relazione al fruitore, perché un'opera se non ha un fruitore è come se non esistesse. E allora, le ultime ricerche che io ho fatto sono quelle qui in relazione alla luce, cioè come avete visto ci sono degli oggetti, delle forme che assolutamente non sono dipinte con i colori tradizionali, cioè non c'è una superficie piana dipinta con pigmenti in cui tu hai l'illusione di un oggetto, di un paesaggio, di una figura eccetera. Il tutto è portato dalla luce e questo problema della luce mi ha accompagnato quasi per tutta la mia ricerca. Alla fine poi è venuta la mia malattia e allora io ho messo in relazione questa luce con la mia esistenza e difatti in questi ultimi tempi sto mettendo in mostra quello che io sono, ma non come Vincenzo De Simone, quello che io sono come artista. Difatti in una mia performance io ho detto, prima di entrare in sala probatoria, ho detto io sono ciò che sono un pittore, cioè non sono uno che va ad operarsi. Va benissimo. E a esporre a Roccarainola, qual è un'emozione ancora più grande? Ma guarda, io controllo molto bene le mie emozioni. L'unica cosa che mi ha emozionato non è tanto il venire a fare una mostra, ma la solidarietà e l'affetto che mi ha portato a questa cittadinanza. Perché poi in fondo io mancavo da qui da una quindicina d'anni. La ringraziamo e in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi e a te tanti auguri per il vostro lavoro.